Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di How I Made. Oggi andiamo a vedere come ho lavorato le voci del mio remix non ufficiale della canzone Finally di Sissy Peniston. Andiamo. Allora ragazzi, eccoci qua. Come potete vedere ho scomposto il vocal in 5 canali diversi, principalmente perché ho lavorato su ogni singolo canale con un side chain diverso. O ho aggiunto un effetto diverso. Ora vi faccio vedere nello specifico. Il primo canale, vocal build up, vi faccio sentire subito qual era. Qui ho equalizzato tagliando le frequenze basse che non mi servivano più, leggermente quelle alte che mi danno fastidio e andavano a sovrapporsi a quelle dei piatti e creavano quel senso di sporco che non volevo in quel momento, e ho enfatizzato le medie. E poi ho aggiunto un kickstart per il sidechain. Il secondo canale si chiama canale di sottofondo, ed era quella parte di vocal che si sentiva verso la fine del drop. Per sentire qual è. Come sentite è simile al vocal build up, ma qui semplicemente non ci ho messo i side chain, infatti è solo equalizzato. Questo è quello principale, il ritornello del drop. Che qual era? Finally it has happened to me, right in front of my face, my feelings can't describe it. Finally it has happened to me, right in front of my face, and I just cannot hide it. Ho equalizzato come ho fatto anche negli altri canali e ho aggiunto un sidechain un po' più prepotente in questo caso rispetto a quello dell'inizio. Nonostante, come avete visto, la percentuale qua è minore, ma cambiando il modo del sidechain, la waveform del sidechain, cambia completamente. Quarto canale, il vocal del break. Sentire. Meeting Mr. Right, the man of my dreams, the one who shows me true love, or at least it seems, with brown cocoa skin and curly black hair. Qui è equalizzato allo stesso modo, e anche qui un altro sidechain diverso, con anche minore percentuale di mix. E l'ultimo canale è quello di chop, che troviamo all'inizio e alla fine di drop. E quali sono? Finally! Finally! Che ripetono solo finally. Qua non ci ho messo nessun sidechain, ho solo equalizzato in solito modo. E poi ho creato un'automazione con l'Endless Smile sul caricamento, sul build up. Questo è come ho lavorato il vocal. Ovviamente il vocal l'ho comprato. Se sentite, la voce è diversa dall'originale di Sissy Peniston, perché è stato ricantato. E l'ho comprato su un sito che modifica appunto questi vocal, che li prende e li fa ricantare e li mette in vendita. Io l'ho acquistato regolarmente, quindi è 100% regolare. E niente ragazzi, questa è tutta la traccia completa. Abbiamo già parlato tutto, dei drum, dei bassi, degli instrumenti. E come sempre io ora vi faccio ascoltare un pezzo della canzone e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! I.